Sono Don Antonio Scarano, viceparroco del Santuario di Santa Maria Assunta in Cielo in Casandrino. E per voi che siete in ascolto, stiamo aprendo un nuovo ciclo di mini catechesi dedicate alla Beata Vergine Maria, a cui vogliamo dare il titolo Maria, immagine e modello della nuova umanità. Quando pensiamo alla Beata Vergine Maria, il nostro cuore si riempie di tanti sentimenti. Sentimenti di tenerezza guardando a questa donna, di bontà, di mansuetudine. Subito la nostra mente è rimandata all'umiltà di questa donna, la quale è stata partecipe del grande disegno della salvezza da parte di Dio per tutta l'umanità. Lei è stato il tramite, la mediatrice tra Dio e gli uomini. Lo è e lo sarà ancora. Lei è quell'avvocata che intermedia sempre e fa sì che dal cuore del Figlio, Gesù, possono essere elargite su tutti quanti noi le sue ispirate grazie. Quando avviene un miracolo, quando avviene una grazia, non è la Madonna che lo fa, è il Figlio che lo fa, è Gesù. Ma la Madre sa bene come chiedere i miracoli al Figlio. Ricordate l'episodio nelle nozze di Cana? Fate quello che mio Figlio vi dirà. La Madre continuamente ci indirizza e ci incoraggia ad avvicinarci e affidarci maggiormente di Gesù. In questa prima catechesi guardiamo all'Immacolata Concezione, a questo dogma proclamata dal Papa Pio IX l'8 dicembre del 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata, immune da ogni peccato originale, fin dal primo istante del suo concepimento. Ovviamente, quando pensiamo a questo dogma, che è un qualcosa che la Chiesa sancisce in modo solenne e definitivo, non riguarda il concepimento virginale di Gesù da parte di Maria. Il dogma dell'Immacolata Concezione riguarda il peccato originale. Quindi la Chiesa vede la Madre di Cristo immune da ogni peccato, immune da ogni fragilità. Lei è nata incorrotta, lei è l'arca della nuova alleanza, lei è il Tempio di Dio, dove non c'è né ruga, né macchia, né segno di ombra o di corruzione. Lei è l'incorrotta per grazia, immune da ogni peccato, perché per la nascita del Figlio di Dio era necessario che il Figlio di Dio venisse accolto da una creatura incorrotta, senza peccato, senza fragilità. Lei è la tutta bella. Questo è l'inno per eccellenza che ascoltiamo in questi giorni dedicati all'Immacolata Concezione. Lei è la tota pulcra, la tutta bella, la tutta santa. E Dio, attraverso questa donna, vede e sogna la nostra bellezza, la nostra santità, il nostro essere senza peccato, perché con Maria anche noi possiamo seguire e imitare le sue virtù e la sua santità di vita. Nell'Antico Testamento, dal Libro della Genesi, ascoltiamo: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiederai il calcagno». Questo è il discorso che Dio fa al serpente infernale. Nel momento in cui c'è la tentazione, entra il peccato nell'umanità, ebbene, Dio prefigura già la nascita di una nuova Eva, la quale non si lascerà sedurre dal peccato, dal serpente infernale. Guardiamo all'Immacolata Concezione, che nell'iconografia classica la troviamo così splendente, che governa e regna sul mondo, e sotto i suoi piedi c'è questo serpente infernale che non la può dominare. Tu le insiderai il calcagno, ma ella, la nuova Eva, ti schiaccerà la testa, perché l'amore è più forte dell'odio, del male e di ogni logica di perversione. Con Maria il male non può vincere e non vincerà né adesso né mai. E in Maria ognuno di noi può arrivare e giungere a questa vittoria. Le ore della storia sono ore non solo di grandi conquiste, ma anche di momenti di sofferenza forti. E in questi momenti di sofferenza pensiamo ai due conflitti mondiali. La Beata Vergine Maria non ha mai lasciato mancare la sua parola, il suo continuo incoraggiamento per l'uomo, per l'umanità intera, ad abbracciare e a scegliere sempre di più il bene. E Dio rivela il suo mistero di amore non ai sapienti e ai dotti,
ma ai piccoli, ai semplici. Pensiamo alle apparizioni mariane che riguardano questo dogma dell'Immacolata Concezione. Pensiamo nel 1830 all'apparizione ad una novizia nel monastero parigino, Catherine Labouret, la quale fece coniare una medaglia, detta poi medaglia miracolosa, che poi sono le classiche medaglie dedicate alla Beata Vergine Immacolata, che riportava le seguenti parole da lei viste, da Catherine Labouret, durante questa apparizione: «O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi». Lei è stata concepita senza peccato. Lei prega per noi, lei prega insieme con noi. Erano assidui e concordi in preghiera nel cenacolo, Maria insieme con gli apostoli. Maria prega insieme con noi. E poi, qualche anno più tardi, nel 1858, ci sono le apparizioni collegate a Lourdes, alla Santa Veggente Bernadette Subirou. La Vergine Maria appare a questa ragazza, semplice, e lei si presenta, questa donna bellissima, si presenta a questa ragazza dicendo: «Io sono l'Immacolata Concezione». Maria si presenta con il suo nome, Immacolata Concezione. «Io sono la tutta bella, io sono la tutta santa, io sono il sogno di Dio di un'umanità nuova che si è realizzato attraverso di me». E allora questo sogno che Dio ha pensato si è concretizzato in questa donna, Maria di Nazareth. E questo è il sogno che Dio ha per me, che Dio ha per te, che sei in ascolto, che Dio ha per tutta l'umanità. Essere santi è possibile. Dare spazio all'amore nella propria vita è possibile. Il Signore non ci giudica per i nostri peccati, per le nostre macchie, per i nostri punti neri, per i nei, per le difficoltà che possiamo vivere a livello umano, a livello spirituale. Il Signore punta sempre alla parte migliore di noi, perché Lui crede in noi, così come ha creduto pienamente in questa ragazza di Nazareth. Allora, Signore, in questa solennità dell'Immacolata Concezione vogliamo ringraziarti, perché in Maria hai scommesso sull'umanità. Perché tu credi in me, hai creduto in Maria e credi in ognuno di noi che la nostra vita può essere un paradiso a partire già da questa terra. Attraverso i secoli alla Madonna sono stati dati ovviamente vari titoli rispetto ai luoghi in cui è apparsa, alle culture, alle varie nazionalità, però non dobbiamo mai ricadere nell'errore, perché la Madonna è una. È una sola, è Maria di Nazareth, è questa ragazza che appena tredicenne riceve dall'Arcangelo Gabriele l'annuncio di essere madre del Redentore. Certamente noi nella nostra terra napoletana la veneriamo come Madonna di Casandrino, Madonna di Pompei, la Madonna dell'Arco, la Madonna del Carmine, però non dobbiamo mai ricadere nell'errore, perché è sempre e solo Maria, con dei titoli diversi in base alle circostanze, pure agli eventi che hanno riguardato la sua vita. Pensiamo alla Beata Vergine Addolorata, questa madre sofferente che sta sotto la croce e soffre per il figlio, ma è sempre soltanto Maria, l'unica donna scelta ad essere immagine e modello della nuova umanità. Che Dio vi benedica. Ci sentiamo alla prossima catechesi.